Ancora un incidente sulla Pontina, due auto coinvolte, nessun ferito grave. Covid sono 1609 i nuovi casi positivi registrati tra Anzio e Nettuno. La sosta per le auto elettriche a Nettuno è sempre occupata alla denuncia di un cittadino. Oggi finisce lo sciopero della pesca per mare, però lo stato di agitazione. Raccolta cibo, vestiti e medicinali, martedì la partenza da Nettuno. Campionato Anzio e Nettuno, i vincitori sono Vanax, la Superba e Ursa Minor. Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione, il TG locale di Young TV. Andiamo a vedere subito una notizia di cronaca, ennesimo incidente sulla Pontina, soltanto l'ultimo di una serie di incidenti che si sono verificati nell'ultima settimana. Vediamo i dettagli nel servizio. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un susseguirsi di gravi incidenti sulle strade di Anzio e Nettuno. Solo l'ultimo ieri sulla Pontina, all'altezza del comune di Aprilia in direzione Roma, ha provocato disagi, rallentamenti e traffico su una lunghezza di circa 4 km verso la capitale. Il tutto a causa di un tamponamento, causando l'ennesimo incidente sulla strada. La scorsa settimana tre diversi episodi hanno richiesto l'intervento dei soccorsi sulla Pontina, che è rimasta bloccata per ore, causando fin troppi disagi per i pendolari. Anche sulla via Ardeatina è avvenuto un gravissimo incidente nella giornata di ieri, con due auto coinvolte in un frontale che ha provocato la morte di un uomo di 53 anni e il ferimento di altre 5, tra cui un bambino di 5 anni ricoverato in codice rosso al Bambino Gesù di Roma. Vediamo l'aggiornamento dei dati Covid che arriva direttamente dall'ASL Roma 6, che sottolineano un lieve aumento dei casi nei comuni di pertinenza dell'azienda sanitaria locale. Il leggero aumento di attualmente positivi al Covid-19 registrati nel report settimanale dei comuni dell'ASL Roma 6. Nella settimana dal 7 al 13 marzo sono 833 gli attualmente positivi di Anzio rispetto ai 765 della scorsa settimana. Un lieve aumento registrato anche all'interno del comune di Nettuno, che passa da 669 a 776 attuali positivi. Il comune con il più alto numero di positivi resta quello di Velletri, con 1054 casi, seguiti dal comune di Albano con 905. Il numero dei guariti del sistema sanitario regionale dell'ASL Roma 6 è cresciuto di 3.161 unità rispetto alla settimana precedente. E veniamo a Nettuno, dove è proprio un cittadino a denunciare la sosta selvaggia sui posti riservati a chi deve usufruire delle colonnine per ricaricare le auto elettriche. È un cittadino a segnalare l'occupazione da parte di auto che non devono ricaricare dei posti per mezzi elettrici in piazza Cavalieri Vittorio Veneto a Nettuno. Anche questa mattina, spiega un residente, l'area per le auto elettriche era occupata da auto che non lo sono, impedendo a chi ne ha bisogno di ricaricare. La colpa ancora una volta, oltre all'inciviltà della gente, è da individuare nella quasi completa assenza di segnaletica orizzontale, che non scoraggia a parcheggiare chi non ne ha il diritto. Continua a ripetere che è inutile investire sulle colonnine per una mobilità sostenibile se poi non possono essere utilizzate. Si conclude così la denuncia. E veniamo ad Anzio, per l'esattezza al porto di Anzio. Oggi è l'ultimo giorno della protesta dei pescatori, ma il prezzo del carburante resta alto e soprattutto resta il malumore in questa categoria seriamente messa in difficoltà. Dopo lo stop di una settimana e la manifestazione a Roma contro il caro carburante, la flotta peschereccia di Anzio tornerà in mare a partire da oggi. La situazione rimane critica e permane lo stato di agitazione, ma ci sono famiglie da mantenere e stipendi da pagare. Per il momento dal governo solo promesse, ma nessun impegno concreto per evitare che il settore crolli definitivamente. Ci si aspetta nei prossimi giorni che vengano presi provvedimenti reali a sostegno della categoria e soprattutto che il prezzo del gasolio venga calmierato in maniera significativa. Tornerà quindi, salvo cambiamenti ulteriori, l'approvvigionamento diretto di pesce fresco del mare laziale in pescheria, ristoranti e centri all'ingrosso, oltre che presso l'asta del pesce. È un gruppo di cittadini di Nettuno ad aver organizzato e preparato la raccolta di aiuti per gli ucraini in fuga dalla guerra. Domani partiranno per il confine tra Polonia e Ucraina per portare i pacchi e i beni di prima necessità ai profughi.
Un gruppo di nettunesi che preferisce mantenere l'anonimato in questi giorni ha raccolto, grazie all'aiuto di tanti cittadini, cibo, vestiti, garze e medicinali che possono essere utili sul fronte ucraino per aiutare la popolazione aggredita dall'esercito russo. Una guerra brutale che sta facendo tante vittime ed ha creato migliaia di profughi. I cittadini di Nettuno, dopo aver riempito un furgone di merce, partiranno direttamente e arriveranno in Polonia, al confine del conflitto, per consegnare tutto quanto è stato raccolto. E diamo uno sguardo allo sport. Si è concluso il campionato invernale di vela Anzio Nettuno. Sul podio troviamo la Wanax, la Superba e la Lursa Minor. Si è conclusa domenica 13 marzo un'edizione da ricordare del campionato invernale di Anzio Nettuno, organizzato dal Circolo della Vela Roma insieme agli altri circoli del Golfo. 10 le prove valide nell'altura, ben 27 per i J24 e 21 per i Platu 25. I vincitori assoluti sono Vanax per l'altura Orch e Irch, la Superba per i J24 e Ursa Minor per i Platu 25. Il trofeo Lozzi dei J24, con altre 10 prove disputate, è stato vinto da Pelle Rossa. Il fine settimana conclusivo ha visto protagonista lo Scirocco. Il comitato di regata ha infatti preferito annullare le regate del giorno per l'altura per non rischiare problemi al rientro in porto. Decisione corretta, vista l'onda lunga potenzialmente pericolosa all'ingresso dei porti di Anzio e Nettuno. E questa per oggi era l'ultima notizia. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi rimando ai prossimi appuntamenti sempre su Young TV.